Dopo avervela mostrata in anteprima qualche mese fa, nelle versioni Full Hybrid e Mild Hybrid, siamo stati all'evento di presentazione della nuova Kona Electric. Noi di Fleet Magazine abbiamo infatti avuto il piacere di provare lungo le incantevoli strade e scorci della costiera amalfitana la seconda generazione del suburbano di casa Hyundai nella sua variante 100% elettrica. Anche lei è cresciuta tanto nelle dimensioni quanto nel design e nella tecnologia rispetto al passato. Un test drive da sogno che ha avuto come punto di partenza lo Hyundai Auto Santoro Electrified di Salerno, un centro da cui il brand coreano ha intenzione di partire per diffondere la propria idea di mobilità EV in tutta Italia. Delle tante novità presenti sia dentro che fuori alla nuova Kona Electric e dei piani di mobilità elettrica che Hyundai ha deciso di mettere in atto anche nel nostro paese, ne abbiamo parlato con Andrea Crespi, presidente di Hyundai Italia. In realtà questa vettura è stata pensata, ingegnerizzata per essere una vettura elettrica, quindi questo è il derivativo che ha ispirato le qualità e le caratteristiche di questa vettura. È una vettura che portiamo ovviamente per ampliare la nostra offerta di vetture ad emissioni zero, la portiamo con due pacchi batterie, quindi da 48 kW a 65 kW, è una vettura che sostanzialmente ha delle caratteristiche molto molto connotate su quello che riguarda per esempio lo spazio. Questa è una grossa differenza con il modello precedente, molto più spazio nell'abitacolo, molto più spazio nel bagagliaio, un comfort di bordo direi completamente cambiato. Una vettura che ha un contenuto tecnologico direi particolare, come anche le sorelle termiche e full hybrid, ha questo schermo, doppio schermo da 12,3 pollici in cui noi teniamo sotto controllo tutto quello che sono le condizioni di marcia, i sistemi di sicurezza ADAS che ci assistono nella guida e ovviamente tutta la connettività. Questa vettura la portiamo sul mercato con una formula di finanziamento estremamente accessibile che consente ai consumatori di avere la flessibilità e di potersi avvicinare alle emissioni zero con sostanzialmente uno schema di finanziamento in cui già prefissiamo le uscite che ha il consumatore a 12 e 24 mesi. Quindi la possibilità di cambiare idea o comunque di avvicinarsi ad altre forme di mobilità se le esigenze del lavoro, quelle della famiglia possono cambiare. Quindi uno schema flessibile con una quota mensile, un costo di guida mensile molto contenuto di 299 euro e pensiamo che questo sia il modo giusto per andare a incrementare quella che è la possibilità di avvicinare tantissimi consumatori a Kona elettrica. È molto importante perché questo è diventato un hub della mobilità elettrica, quindi è un posto dove il consumatore può trovare tutti i prodotti della gamma Hyundai a emissioni zero, può trovare ricariche 7 giorni su 7 per 24 ore, quindi è un posto dove si fa anche cultura della mobilità elettrica, quindi non è solamente una questione commerciale ma è anche una filosofia di promuovere e di avere le corrette spiegazioni per chi si vuole avvicinare alle emissioni zero e chi soprattutto vuole studiare i nostri prodotti della gamma Hyundai. Io credo che ci sia tutta una serie di operatori aziendali e delle flotte che si avvicineranno per primi alla mobilità ad emissioni zero, proprio per contribuire, diciamo, al bilancio ecologico delle loro aziende, anche perché la mobilità può essere di prossimità e può essere anche evitata di avere grandissime distanze. Quindi credo che l'offerta di Kona, che è ideale per questo segmento e soprattutto per IONIQ 5, IONIQ 6, le altre vetture a emissioni zero della gamma Hyundai, credo che rappresentino un pacchetto, una proposta ideale per tutte le aziende che si vogliono avvicinare. L'altro elemento naturalmente è che Hyundai ha nel suo portafoglio tutta una serie di forme di finanziamento, dal leasing al noleggio, che possono facilitare l'avvicinamento delle aziende alle emissioni zero. Quindi da questo punto di vista Kona forse è l'elemento di più accessibilità, di prima entrata in questo mondo emissioni zero e credo che sarà guardata con grande interesse anche dalle aziende.